Ci sono occhi che ci stanno spiando dal buio. Vedete che stanno lampeggiando. Ci sono fulmini. E c'è la luna che si chiama Lunar. Questa qua è tipo Solar. No, 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 questo è il Cave Dweller. Aiuto, 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 aiuto. No, 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 per favore. No, no, scappa, 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 scappa. La luna purtroppo continua a spiarci. E c'è qualcuno che urla. Che caspita sta urlando? Oh mio Dio, che caspita è che sta urlando? Oddio, che paura. Qua ho trovato una casa. Andiamo subito a vedere che cosa c'è in questa casa. Forse riusciamo anche a trovare riparo da questi posti. Ma quello, quell'albero lì, quell'albero lì. Guardate, fa la faccia. Oh mio Dio. No, 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 no. Non possono essere vivi gli alberi, letteralmente vivi. Cioè, com'è possibile? Ok, entriamo in questa casa prima che sia troppo tardi. Però prima io direi di prendere un po' di legno, di cose. Ragazzi, cosa diavolo è questo coso? Io credo di sapere che cos'è, ma mi fa molta paura e non riesco più a parlare. Questo qua è un Weeping Age. No, no, non ci vedo più niente. Non ci vedo più niente. No, 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 no. No, 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 per favore, no, per favore, ragazzi, 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 aiutatemi, aiutatemi, no, 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 cos'è quella cosa, cos'è, cos'è, ah, 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 no, no, non devo bruciare, non devo bruciare, cosa sei tu, sei solo un occhio, no, non fai niente tu, entriamo in casa, entriamo in casa, entriamo in casa, via, 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 oddio, no, no, no. No, 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 per favore, no, che caspita sei tu? Cosa sta... Ragazzi, cosa sta succedendo? Io non riesco, non riesco a fare niente. Qua sto continuando a morire. Non posso nemmeno picchiarli. Li facciamo così, aspettate un attimo. Ho una piccola idea. Trasformiamo tutto questo legno. Io sto sentendo rumori. Ragazzi, cerchiamo di fare in un qualche modo. Allora, usciamo da qua. Via, 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 via. Ok, 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 ok. Usciamo, usciamo, usciamo. Magari esce anche lui. Cos'è? Cos'è? Ragazzi, cos'è questa cosa? È tutta colpa di Lunar. Forse Lunar sembra ancora peggiore di Solar. Ragazzi, cosa sta succedendo? Si sentono troppe voci, non è possibile. Ragazzi, cos'è? Cos'è qualcosa? Mi sta guardando male? Vedete? No, io non sto più continuando. Io non sto... non riesco. Non riesco a giocare a sto gioco. Non funziona così. Non va bene. Per favore, ti togli dalle scatole, accidenti a te. Puoi uscire di casa? No! Ok, ho bloccato tutto. Vediamo un attimo qui di bloccare proprio bene tutto. No, cos'è questo coso? Ragazzi, cos'è? Oh mio Dio. No, 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 no. Ragazzi, mi sto prendendo gli infarti. Che caspita, dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Prendiamo il cibo prima che moriamo di fame. Ok, anche il carbone. No, cosa sto... No, 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 cosa sta succedendo? Basta, per favore, basta, basta, per favore. No, io non riesco a giocare. Ma, ragazzi, non è possibile, non è un gioco. Io non posso farci niente. Perché sono tutti arrabbiati? Cos'è successo qui? Questo è il mondo più maledetto che io abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Oh mio Dio, c'è scritto 1, 2, 3, 4. Cosa sta per succedere? 1, 2, 3, 4. Chi è che sta contando? Mi sono anche bloccato fra le ragnatele. Non so cosa fare, ragazzi. Non posso uscire, muoio. Non posso dormire perché figuriamoci, ci sono un sacco di mostri. Vedo tutto buio. Cos'è? Ho visto qualcosa, ragazzi? No, 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 no. Chiudiamo qua. Oh, della cobblestone, perfetto, riusciamo a farci delle cose. C'è un SCP, SCP 2107, what? Wait a minute. Aspetta un attimo, ragazzi, ma gli SCP io sapevo che c'erano solamente tipo nella versione 1.12. Diet Ghost. Dice che spaventa la tua sete. Vabbè, ok, grazie. Prendiamola assolutamente, la pietra che ci serve. Anche le frecce nel caso troviamo un arco. Ok, allora praticamente a quanto ho capito ci stanno facendo degli attacchi. Ok, però questi attacchi stanno continuando ad esserci, il che è abbastanza pesante. Cioè un po' una rottura di scatole, onestamente. Dopo un po' continua. Oh, del ferro, bello, buono. Continuiamo a prendere tutte le cose, ovviamente, perché abbiamo trovato sta cosa che è assolutamente utilissima. Ma ragazzi, ma chi è che sta urlando? Ma che è? Ma sembra un ospedale psichiatrico piuttosto che un gioco di Minecraft. Che cacchio è? Con tutto il rispetto per, insomma, le figure professionali. Insomma, beh, se andiamo qua sotto... Che schifo, non so, ho visto qualcosa, ragazzi, ho visto qualcosa che è schifo. No, 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 vi consiglio, cioè vi consiglio di proprio non guardare, cioè di non giocare a questo mondo.
Un piccone buonissimo. Per fortuna che stiamo entrando qua, che stiamo raccogliendo le prime cose. Guardate, questa armatura, meglio questa armatura di niente, guardate. Cos'è che c'è qua? C'è un bagno? Ma sul serio? Cos'è sta roba? Questo è un altro SCP, voi volete vedere? Eh sì, questo è l'SCP-063. What? Ma ragazzi! Ma tu... No, scherzavo. Cos'è sta roba? No, non voglio sapere, non voglio sapere. Raga... No, io ho l'SCP. Cos'è successo? No, no, per favore. Ah! Ma chi è che mi ha ucciso? Ragazzi, la luna è diventata ancora peggiore, guardate lì. Quella è lunar, ma perché è così? È diventata tutta quanta di pixel. Ed è stranissima. E poi intorno a noi non si vede assolutamente niente. Cos'era? Sto vedendo solo delle luci, c'è tutto buio, tutto intorno a noi. E qui c'è una crafting table. Allora andiamo direttamente nella crafting table. Teniamo ovviamente. Oddio, no, non si vede. No, non si vede niente. Non si vede. Io ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Allora, ragioniamo, cosa facciamo? Perché io vorrei andare lì. Cosa facciamo? Corriamo. Corriamo il più velocemente possibile. Dai, 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 speriamo di non cadere nell'acqua. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene, va tutto bene. Oh mio Dio, che schifo! Cos'è un ratto enorme? Che schifo! Oh mio Dio, che brutto! No, 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 via, 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 via. Ma che mondo è questo? Ma che mondo è? Cioè, pure gli zombie sono così, ma perché sono così gli zombie? E sto vedendo qualcosa lì. Vedete, ragazzi, quelli sono i portali generati da Lunar. E probabilmente anche Solar. Vabbè, allora, andiamocene via. Andiamo a questi portali. Allora, vedete, questi qua sono perfettamente i portali generati da questo lunar. Non, che cosa è successo? Perché sono... Cosa diavolo? Perché sto strisciando? Oh, sto venendo trascinato! Che schifo! No, 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 no! Mi sta portando nel portale! Beh, però io vorrei entrare. Entriamo. Brutto, 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 brutto. Non sono potuto entrare, purtroppo, invece. Vabbè... Probabilmente è meglio così, perché in realtà quella dimensione lì sarà tipo bruttissima. Avete visto? Mi stava trascinando. Che brutta cosa. Entriamo tipo in questo castello prima che sia troppo tardi. E sto parlando di questi zombie. Che dolore, via, 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 via. No, 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 no. Oh, c'è del ferro, aspettate, non possiamo buttarlo via il ferro così. Allora, prendiamo tutto questo ferro perché ci serve assolutamente. Andiamo da questa parte. Cos'è stato? Veniva dalle profondità di questa caverna per caso? Probabilmente ho sentito solo io una cosa stupida. Non c'è niente. Sto sentendo altre cose però. Questo è tipo un fruscio di acqua? Ah, certo. C'è una cascata, certo, che è un fruscio di acqua. Ok. Vabbè, il carbone ce l'abbiamo in abbondanza. Oddio, che spavento, Luna. Che spavento. Mio Dio. Basta, per favore. Mi sto spaventando tantissimo. Ma entriamo qui dentro perché in effetti questa cosa potrebbe essere utile a noi esseri umani immortali. Tipo, perché qua intorno letteralmente non c'è niente oltre alle cose che ci vogliono far fuori e alle cose che ci vogliono trascinare dentro quei portali. Che ricordiamo prima è stata la cosa più terrorizzante che ci possa essere. Ok. Chiudiamo qua dentro. Sapete cosa? Io mi chiuderei proprio dentro a questa cosa. Olè, perfetto. Adesso forse c'è un po' di tranquillità, forse. Eh sì, vabbè, ma qua è tutto aperto. Sentite chi se ne frega, non ho tutta queste pietre qua. E quindi potrebbe essere utile restare qui durante la notte. Anche se qua non sembra che la notte stia andando. Perché, ragazzi, vedete, Lunar sembra fermo. Quindi probabilmente è qui che ci vuole far fuori. Guardate quegli occhi. Guardate quegli occhi. Ci vuole far fuori. Io lo so, purtroppo però è un buio, cioè una distesa di nulla assoluto. Io vi direi solamente di continuare a viaggiare come dei veri avventurieri, ricordandoci ovviamente di non morire, magari. Cos'è questa cosa? Ecco, ad esempio, abbiamo trovato viaggiando questa cosa qua. Cos'è stato? Ho visto tipo un fumo, ma probabilmente era solamente l'aria che usciva dalla bocca, che siccome è calda e vapore. Qua non c'è assolutamente niente. Però questi portali invece mi interessano molto. Ma che cacchio sono? Vediamo questi portali che caspita. Ma dove ci portano? Guardate. Oh! Oh mio Dio, che spavento, madonna mia. Ci ha praticamente risucchiati all'interno. Ma purtroppo non succede niente di così tanto interessante. Dico purtroppo perché a me piacerebbe sempre. Io sono un amante del mistero. Quindi a me piace quando succedono le cose strane. Ecco, proviamo a dormire invece, perché potrebbe essere utile adesso dormire, se ci fa dormire, però effettivamente non ci sta facendo dormire. Quindi, boh, no, non funziona in realtà. Mi sa che è completamente inutile, va bene. Continuiamo allora verso il nostro tragitto, che non so dove è in realtà.
Ragazzi, vedete anche ritornato giorno per fortuna, così almeno si vede qualcosa. E purtroppo quello è Solar, lo sapevo, c'era anche qui purtroppo. Nero sicuro. Accidenti, Solar è così inquietante ogni volta, è molto più grande di Lunar peraltro. Guardatelo lì. E questo quindi è per quello che è così tanto difficile questo mondo. È completamente maledetto sia da Solar sia da Lunar purtroppo. E questo che cacchio è? C'è un sacco di cose in sto mondo assurdo. Ah, qua c'è un villaggio. Ok, forse riusciamo a stanziarci qui per trovare riparo da queste cose veramente inquietantissime. Magari speriamo che i villager siano buoni, anche se non ci credo, dato che questo mondo è completamente maledetto. Probabilmente anche i villager vogliono farci fuori. E un attimo qua, non c'è assolutamente niente di che. Forse ci sono delle scale. Beh, dai, abbiamo perso tutto, direi che è meglio di niente, anche se prima avevamo una cosa decisamente migliore. Ecco, il letto me lo prendo, giusto per, Il letto potrebbe servire. Ok, usciamo, via. Ecco, queste case invece sono molto interessanti. Vediamo un attimo cosa c'è qui all'interno. Magari se troviamo la porta sarebbe meglio, perché così almeno sapete come riusciamo ad entrare. Voi che dite? Beh, dai, insomma, poteva andare meglio. Poteva... Beh. Ok, dai, il pane non lo rifiuto. Beh. E devo dire, c'è tanto pane, tanto pane. Sì, poteva andare ovviamente meglio, ma meglio di niente, no? Come si suol dire. Dai, nonni praticamente lo dicono. Meglio di niente, figliolo. Ma questo vedo il detto io. Pure questo villager è un vampiro, ovviamente. Doveva essere così, giustamente. Perché poteva... Beh, ragazzi, io ve l'avevo detto prima. Questo villaggio non è normale, purtroppo. Vedere i villager con quei nasi enormi, pure con gli occhi da vampiro, io... Direi che posso anche andare a lavarmi gli occhi in questo momento, perché brutta cosa. Però comunque, tuttavia, non sembrano ostili. Quindi facciamo finta di niente e viviamo in questo villaggio fin quando non troviamo un posto migliore dove stare. Voi che dite? Ok, tipo, prendiamo la casa, tipo questa qua è nostra adesso, appunto, l'ho deciso io. Adesso sono solo curioso che caspita abbia ancora in mente Lunar.